Si dice che non c'è due senza tre, ed è proprio vero, perché sono arrivati tre giochi fantastici su Game Pass. Diamo un'occhiata. Wargroove 2, il gioco di guerra più divertente in circolazione, ha fatto il suo debutto sulle console Xbox e su Game Pass il 19 settembre. Il sequel include un nuovo ed eccentrico cast di comandanti tra cui scegliere, ognuno dotato di un proprio groove, l'abilità speciale che può cambiare le sorti delle battaglie a turni. Stavolta i vostri groove possono essere sovralimentati per sprigionare una potenza ancora più devastante e ridurre i nemici in grooviera. Troverete anche una serie di opzioni multigiocatore e, per chi ama la strategia in solitaria, la nuovissima modalità roguelike per giocatore singolo, Conquest. L'eterna lotta fra steampunk e cyberpunk è finita e il vincitore è Frostpunk. O almeno lo è dal 20 settembre, quando è sbarcato su Game Pass per PC al Day One. Il seguito del più gelido simulatore di città include ogni tipo di nuova sfida da affrontare mentre cercate di non morire di freddo. Per esempio, una città grande da organizzare efficientemente in quartieri separati, o una popolazione divisa che per qualche motivo ha deciso che può e deve dire la sua sulla gestione di tutto. Ah, dovrete anche creare avamposti al di fuori della città per raccogliere più risorse ed evitare di morire di freddo, come dicevo prima. Sarà dura, ma niente paura. In futuro anche l'edizione per console di Frostpunk 2 arriverà su Game Pass Ultimate al Day One. Quindi ci sarà abbastanza da soffrire per tutti. I possessori di PC che amano comandare hanno un'altra importante uscita al Day One cui dedicarsi. Il 24 è arrivato ARA History Untold. ARA sviluppa in modi appassionanti la classica formula degli strategici 4X per offrirvi un mondo di gioco davvero profondo. Dalle simulazioni economiche alle creazioni, fino alle reazioni dei cittadini a ogni nuovo evento, il tutto è ricco di dettagli ed estremamente dinamico. Vi sembrerà davvero di vivere in un mondo vivo e pulsante. ARA è stato pensato appositamente per il multiplayer. Sfruttando la tecnologia basata sul cloud e i turni simultanei, è un grande titolo strategico che potrete affrontare con i vostri amici quando avete tempo, senza dovervi per forza dedicare a maratone lunghissime ogni volta. Gestire una nazione può essere un lavoro a tempo pieno, ma grazie all'approccio fluido ed essenziale di ARA non sembra mai che sia così. Naturalmente, nel corso di quest'anno arriveranno altri giochi fantastici su Game Pass. Quindi iscrivetevi e fate suonare la campana. Ciao ciao!